Buonasera a tutti e ben ritrovati al nostro Trading Club. Inizia una nuova settimana e ricominciamo ovviamente anche noi, insieme a tutto il nostro team e a tutta la nostra community, a ricercare le migliori occasioni che troviamo all'interno dei mercati finanziari. Lo facciamo con una sessione che incomincerà, partiremo con una overview generale dei mercati finanziari per capire che cosa ci possiamo aspettare sui mercati nelle prossime settimane? Andiamo ad analizzare insieme il nostro trading report per iniziare a muovere i primi passi sui mercati oppure per migliorare le nostre e le vostre conoscenze. Infine, diamo la parola per quanto riguarda l'operatività in opzioni al nostro top trader Andrea Arnesano e sul finale una parte dedicata a Vivro l'Alfa con sei consigli da parte degli esperti per vivere al meglio questo confinamento dovuto al coronavirus. Prima di passare la palla e la parola ai nostri esperti, vi ricordo due cose fondamentali. La prima, soprattutto per chi ci sta seguendo da poco tempo, potete ritrovare tutti gli episodi da gennaio 2020 del nostro Trading Club tramite la nostra playlist. Quindi se vi siete persi qualcosa o avete magari un punto, un argomento da riguardare, sotto in descrizione a questo video potete ritrovare la playlist che vi rimanda a tutti gli episodi fino ad ora fatti. La seconda cosa molto importante è la seguente. C'è qualche dubbio, c'è qualche domanda, qualcosa che dovete risolvere o volete risolvere per quanto riguarda la piattaforma di Interactive Brokers o le varie operatività? Vi chiediamo di mandarci gentilmente una mail a traders@alphaforall.com. Raccoglieremo durante la settimana quelli che sono i vostri dubbi e le vostre perplessità e al venerdì, ogni venerdì a partire dalle ore 20:45 ci saranno i nostri esperti che risponderanno alle vostre domande. Ora non vado a togliere tempo a tutti gli altri miei colleghi, quindi lascio la parola al nostro top trader Matteo Nelli per l'overview generale dei mercati. Ciao Matteo, benvenuto. Ciao Paolo, buonasera e ben ritrovati a tutti. Come hai annunciato, iniziamo la settimana, quindi con questa sicuramente un po' un overview, capire un po' come hanno risposto i mercati alla riapertura del lunedì, soprattutto in un periodo come questo diventa doppiamente interessante, ma ancora più importante capire poi nelle fasi successive dove potranno andare i mercati. Dunque, nella sessione di oggi c'è stata una reazione piuttosto positiva da parte un po' di tutti i mercati, sia negli Stati Uniti, vediamo adesso l'S&P 500, questo è un ETF, il QQQ sul Nasdaq, replicano fedelmente l'andamento del future e in entrambi i casi, come possiamo vedere, una reazione positiva che va un po' a ritestare gli ultimi massimi un po' di questa tentativo di ripresa dopo la caduta per tutti gli avvenimenti appena visti e successi. Detto questo, hanno recuperato un po' anche i listini europei, hanno sicuramente più strada rispetto agli americani per arrivare sui massimi, sicuramente per quel che riguarda l'Italia, che è una di quelle più colpite da tutta questa situazione, però la reazione è stata sicuramente buona. Però attenti, non pensiamo che la musica negativa sia già finita e ci sia una ripartenza così a razzo. Infatti, quello che tutti noi, tutti gli investitori si stanno chiedendo, ma ci sarà una classica ripartenza a V, come spesso è successo nel recente passato, che dopo un crollo del genere c'è stata una rapida ripresa, oppure tutto questo può sfociare in una recessione più ampia che sicuramente può interessare gli Stati Uniti e ancora di più forse il nostro paese e l'Europa. Per rispondere meglio a questo quesito, non lo farò io in pochi minuti, ma lo faremo insieme a tutto il team, a tutti i nostri traders, in particolare dalla prossima settimana con dei veri e propri speciali che vanno a confrontare un po' la situazione attuale rispetto anche a crisi, crolli del passato, così da avere una prima linea guida di quello che ci possiamo aspettare.
e sempre di più capire le armi per un po' difendersi, ma soprattutto le armi per cogliere le opportunità di una ripresa che o prima o dopo sicuramente andremo a cogliere e andremo a vedere. Quindi sintonizzatevi, continuate a rimanere collegati perché ne vedrete delle belle sicuramente dalla prossima settimana, ma già dai prossimi giorni. Abbiamo parlato spesso nelle scorse settimane di quanto il mercato fosse un po' correlato inversamente al dollaro, proprio perché al di là del coronavirus, al di là della discesa del petrolio, che sicuramente hanno entrambi inciso, c'è stata molto una carenza di liquidità e la forte fuoriuscita della liquidità verso i dollari ha messo ancora più sotto pressione il mercato. C'è stata una svalutazione del dollaro e poi un po' una ripresa negli ultimi giorni. Dall'altra parte, il mercato rispetto al passato, che quando il dollaro prendeva forza e il mercato scendeva, ecco, si è un po' confermato in questa correlazione. Quindi continuiamo a tenerlo sotto controllo e per quanto l'euro-dollaro potrà continuare a crescere, potrebbe essere anche qui un'interessante idea, più che di investimento, magari speculativa per i prossimi tempi, per una ripresa. Però quello che dobbiamo tenere in considerazione, come mai il dollaro rimane comunque forte, questo è dipeso un po' dall'aspettativa che abbiamo nei prossimi mesi, perché la BCE viveva anni di tassi bassi e adesso li ha portati addirittura negativi già dagli scorsi mesi. Viceversa, la Fed era una delle poche che era riuscita a rialzare in maniera considerevole i tassi sopra l'1% e poi li ha riportati a zero in pochissimo tempo, dovuto un po' a questa situazione, appunto per calmierare un po' la volatilità nel mercato. Detto questo, il fatto di tenere dei tassi non negativi ma fissi a zero potrebbe dare un'aspettativa di una maggiore forza del dollaro comunque rispetto a tante altre valute come l'euro. Quindi questa ripresa non è detto che possa avvenire in così poco tempo, ma continuiamola a tenere sotto controllo. Pertanto capiremo meglio come investire questo capitale nei prossimi giorni, mantenendosi un approccio difensivo per nuove discese, perché non è di certo da escludere dal nostro punto di vista un approdo dello SPY anche su valori molto, ma molto più bassi, indicativamente intorno ai 200, che corrisponde un po' ai 2000 punti, però faremo delle valutazioni sicuramente più complete. In tutto questo scenario, soprattutto per un indice come l'S&P 500 più del Nasdaq, può essere influenzato anche la ripresa del petrolio. Ne parleremo meglio nei prossimi giorni, domani con le materie prime e sicuramente nel mio laboratorio di mercoledì sera. Ci potrebbe essere un meeting OPEC giovedì, se ne sta parlando già in questi giorni, appunto per un accordo soprattutto tra Russia e Arabia Saudita per un taglio della produzione e un rilancio del prezzo. Oggi il mercato non ha reagito così bene, però è un po' una candela d'attesa rispetto un po' alla ripresa nei giorni scorsi. Lo vedremo sicuramente meglio nei prossimi giorni, ma restiamo sintonizzati anche con questa commodities che sicuramente può fare la differenza. Prima di passare la parola a Noemi, una cosa velocissima, andiamo a effettuare una nuova operazione. In particolare, vado ad intervenire in questa operazione sul Natural Gas, dove stiamo andando a vendere il future di gennaio e ricomprare quello di febbraio. Andiamo però a spiegare meglio tutta questa operazione, sicuramente nel laboratorio di mercoledì, così vi lascerò dettagli più precisi. Quindi al momento non aggiungo altro, ma appunto lascio spazio alla nostra Noemi.
Ciao Matteo, grazie, ciao, ciao a tutti. Mi presento per chi non mi ha ancora mai sentito nelle nostre dirette. Sono Noemi Santiloni, analista in opzione commodity spread e mi occupo del programma dei coach di Alpha for All. Oggi in particolare volevo presentarvi il nostro trading report che è online tutte le settimane con una nuova versione da quando siamo live sul nostro YouTube e sta avendo veramente un grandissimo successo. Di che cosa si tratta? Questo trading report è un'uscita settimanale delle nostre strategie, sono strategie che sono proposte dai nostri coach e riguardano tutte quante le nostre operatività. Quindi all'interno del nostro trading report, che cos'è che trovate? Strategie in opzioni, in commodity spread, in azioni, in beta trading e anche un overview di mercato per quanto riguarda l'operatività sull'intraday e chi vuole approcciare anche a questa tipologia di operatività. Sono tutti i nostri coach che ogni settimana ci propongono le strategie e potete assolutamente provarle nella vostra piattaforma simulata, ma soprattutto la novità di questa settimana è che se volete avere anche voi una copia del nostro trading report, scriveteci per email a traders@alphaforall.com e provvederemo a inviarvi la copia di questo nostro report settimanale. Per qualunque altra domanda, qualunque altro dubbio abbiate, lasciateci pure nei commenti dei nostri video di YouTube. Assolutamente, nei prossimi episodi andremo a vedere nel dettaglio di tutto ciò che si occupa il trading report e a rispondere alle vostre domande. A breve vedremo una delle strategie che saranno proposte dai nostri coach, che sarà analizzata dal nostro top trader in opzioni, Andrea Arnezzano. Grazie, grazie mille Noemi del tuo puntuale intervento. Intanto mi prendo anch'io giusto qualche secondo per dirvi anche l'obiettivo un po' di questo report, cioè per chi magari muove i primi passi nel mondo dei mercati può essere proprio un buon modo, no? Per divertirsi un po' su un conto simulato, avere già delle proposte sulle varie strategie di tutte le operatività che portiamo avanti, così ci si può allenare tutti insieme. Per chi magari invece fosse già un po' più esperto, insomma, di questa attività, oppure conosce meglio già uno strumento, o può comunque prendere spunto da tutte queste proposte e valutare se effettivamente sono compatibili a quelle che sono il profilo, insomma, personale del trader che vuole applicare appunto queste iniziative, queste proposte, e quindi poi iniziare a valutare anche un po' come lavoriamo noi all'interno dei mercati e delle operatività. Quindi mandateci una mail e saremo ben lieti di mandarvi questa copia ed eventualmente ulteriore materiale per approfondire le tematiche che vi interessano. Detto questo, a proposito di trading report, iniziamo ad applicare qualche strategia che troviamo all'interno di esso. In particolare, questa sera parleremo di opzioni e se parliamo di opzioni, parliamo con il nostro Andrea Arnesano. Ciao Andrea e benvenuto. Buonasera Paolo e ben ritrovati a tutti, anche per chi non mi conosce. Sono Andrea Nesano, quindi sono tanti anni, insomma, che mi occupo della parte relativa alle opzioni, sempre con grande piacere. Tra l'altro, per chi si sta, diciamo, avvicinando all'operatività proprio in questi giorni, in queste settimane, ovviamente vi invitiamo a contattarci, a mandare una mail per chiedere anche maggiore informazione. Saremo lieti ovviamente di darvi anche eventualmente maggior materiale per quanto ci riguarda. Inoltre, le opzioni sono un'operatività, almeno per come la andiamo ad affrontare noi, che non richiedono tanto tempo, diciamo, non bisogna investire tanto tempo sul mercato, perché comunque sì, essendo non direzionali, noi più che altro andiamo a fare operazioni dove andiamo a dire secondo noi cosa non succederà, e questo ovviamente richiede una minore attenzione, una maggior velocità nel momento in cui si va a fare l'operazione. Certo è che
all'inizio richiedono un pochettino più di attenzione, quindi ci vuole un po' più di tempo all'inizio, però poi io le definisco proprio come un giardinetto, proprio orto, ecco, non un giardinetto, ma il proprio orto, cioè tutti i giorni dedichiamo un po' di tempo e poi col passare delle settimane e dei mesi raccogliamo i frutti. E il profitto atteso per quanto ci riguarda è un 5% su base mensile, un capitale richiesto, un capitale medio, quindi non bastano proprio quei poche centinaia di euro, ecco, che a volte richiedono alcuni broker, ma non bisogna neanche, ecco, andare a versare decine di migliaia di euro. Insomma, un'operatività che veramente è adatta a chi è tranquillo, sereno, vuol dormire la notte, non si vuole stressare troppo sui mercati. Quindi passiamo all'operazione di oggi, operazione che siamo andati, diciamo, a scartabellare all'interno del trading report, grazie ai nostri coach. Tra l'altro, prima di vedere l'operazione, vi ricordo ancora, ecco, se state muovendo i primi passi con le opzioni, una mail a traders@alphaforall.com con materiale didattico e ebook scaricabili. Tornando all'operazione, quindi l'operazione che sono andato, diciamo, a selezionare fa riferimento un'azione che si chiama Home Depot. Questa è un'operazione che aveva proposto il nostro coach Alessio Barbonagli. Intanto, che cos'è Home Depot? Home Depot è un venditore al dettaglio, un venditore al dettaglio americano di prodotti che riguardano le migliorie, le costruzioni, la manutenzione della casa. In Italia non è conosciuto, non è arrivato, però negli Stati Uniti ha più di 350.000 dipendenti, ha più di 2.000 negozi distribuiti un po' negli Stati Uniti, comunque Canada, Messico ed è arrivato anche in Cina. Quindi fa riferimento, diciamo, come macro mercato al Dow Jones ed è un settore che ha avuto molti, molti problemi a seguito per l'appunto delle problematiche legate al coronavirus, perché chiaramente tutti questi negozi non fanno riferimento ai beni di prima necessità, un po' come avevamo visto in passato Walmart, ma quindi si stanno trovando in grave difficoltà. Per quanto riguarda questo settore in generale, più nello specifico Home Depot, abbiamo detto che tuttavia, pur avendo comunque nelle prossime settimane, nei prossimi mesi un andamento che sicuramente sarà ribassista, bisogna approfittare dei rimbalzi per cercare di fare delle strategie che ci permettono di guadagnare per l'appunto da una non crescita del titolo. In particolare, visto che anche qui il titolo sta rimbalzando e ha come primo supporto area 200 e come massimo area, scusate, come prima resistenza area 200 e come resistenza massima area 250, la strategia che si propone è su scadenza di giugno con una vendita di una call a 2,55 con copertura a 2,60. E la nostra idea fondamentalmente è che il titolo può anche rimbalzare, insomma, ritornare sui 200, 210, eccetera, ma difficilmente vedrà nuovi massimi da qui a giugno, proprio per la situazione contingente che si è venuta a creare. Questa strategia, a midpoint attualmente permette di incassare un 50-60 dollari contro un margine di circa 450, quindi parliamo di un 11-12% in 2 mesi e mezzo come rendimento, quindi bastano 450 dollari per farne una cinquantina per ogni singolo contratto. Ovviamente, come dicevo anche nelle passate sessioni, il mio consiglio è quello di seguire il mercato, di provare ad inserire un prezzo più alto, perché da qui, secondo me, potrebbe, ecco, ritentare un attacco in area 200. E qualora dovesse verificarsi, ovviamente riusciremo a prendere un prezzo decisamente migliore rispetto a quello che viene pagato adesso dal mercato. Poi questa operazione comunque la vedremo anche più nel dettaglio nel laboratorio operativo che ci sarà domani sera per quanto riguarda le opzioni. Quindi con questo è tutto e ricedo la parola allo studio. Grazie, grazie mille Andrea per il tuo intervento. Ora andiamo sul finale del nostro webinar, lasciando la parola alla nostra Silvia Pallavicini, che come annunciato ad inizio sessione ci darà 6 consigli per vivere al meglio il rapporto che stiamo mantenendo con il coronavirus e con la nostra quarantena nelle nostre case, nelle nostre abitazioni. Ciao Silvia, benvenuta anche a te.
Ciao Paolo, grazie. Sì, in effetti diciamo che è una pausa un po' forzata per tutti quanti, però nulla ci vieta di trasformarla in un'opportunità. Giusto, è vero, mi devo presentare. Sono co-creatrice di Limitless Success e di Behavioral Alpha per la parte italiana. E sono due percorsi di autopotenziamento, chiamiamoli così, per aiutarvi a tirare fuori il meglio di voi stessi, sia nella vostra vita che sui mercati, per quanto riguarda l'aspetto più emotivo. Come dicevamo, appunto, in questi tempi un po' particolari per tutti quanti di confinamento, dove non si può uscire, ho pensato di raccogliere per voi 6 consigli di esperti e psicologi per trasformare quella che può essere una pausa forzata in un'ottima opportunità ed evitare anche in questo modo di cadere in quella che è una situazione un po' di ansia che è tipica in questi momenti. Tutto quello che vi sto per dire lo ritrovate anche sul nostro Trading Journal blog e trovate il link al mio articolo sull'argomento in descrizione. Vedrete che alcuni di questi consigli sono abbastanza semplici da utilizzare, il fatto è che però molto spesso si tende poi a dimenticarsi di quanto possa essere semplice ritrovare la serenità anche, soprattutto quando ci sono questi momenti così particolari e complicati. Il primo consiglio è di mantenere comunque un atteggiamento positivo, di fare pensieri positivi e di concentrarsi su quelli che sono progetti sul lungo termine. Lo so, mi direte, non è proprio facile, soprattutto in un momento così strano. Però è fondamentale continuare a pensare in modo positivo ed evitare di rimuginare troppo su cose che ci potrebbero angosciare o stressare in questo momento. Una cosa abbastanza semplice per farla è pensare, trasformare quello che potrebbe essere un nostro pensiero negativo in un pensiero positivo. Lo potete fare anche la mattina o allo specchio, l'importante è che ve lo ripetiate qualche volta in modo che il vostro cervello si abitui a questo pensiero positivo, aiutandovi anche magari con immagini positive, con una musica rilassante, tutte cose che vi possono permettere di ritrovare una certa tranquillità. Per quanto riguarda invece gli obiettivi di lungo termine, ritrovando appunto questa serenità, si può anche pensare a ciò che verrà successivamente, quindi prepararsi in questo momento in cui magari abbiamo più tempo a disposizione per i nostri progetti a lungo termine. Ad esempio, una risorsa che è stata molto utile ai nostri studenti di Limitless Success e Behavioral Alpha, e molti mi hanno detto che l'hanno ripreso in mano proprio in questo periodo, è una risorsa che si chiama La tua missione, che serve proprio per porsi gli obiettivi, rivedendo quella che è la nostra situazione attuale e ponendosi obiettivi a medio e lungo termine, questo sia nella vita di tutti i giorni, sul lavoro, professionalmente, ma anche a livello di trading. Per questo motivo abbiamo pensato di rendere questa risorsa disponibile a tutti e anche per questo trovate il link in descrizione che potete scaricare gratuitamente. Il secondo consiglio è di continuare a mantenere i contatti, anche se in modo virtuale. Magari ci si sente un pochino soli, un po' giù, oppure sentite un vostro caro che è in una situazione simile. Cosa potete fare? Potete semplicemente prendere il telefono e fare una chiamata. Grazie alla tecnologia, sono anche tanti titoli azionari che avete visto nelle ultime settimane insieme ai nostri trader, che lavorano proprio sulla tecnologia e sulla comunicazione. Ci sono, applicazioni come Zoom, Hangouts, WhatsApp che potete utilizzare molto facilmente e che permettono anche di fare delle videochiamate anche di gruppo, e che vi consiglio di utilizzare perché possono davvero fare la differenza per quanto riguarda la vostra tranquillità. Poter condividere dei momenti, delle incertezze, ridere anche insieme, può davvero cambiarvi la giornata. Il consiglio numero 3 è di fare ciò che amate. Come abbiamo detto prima, avere degli obiettivi e sapere di stare lavorando per qualcosa che in futuro ci porterà dei bei risultati e a qualcosa che vogliamo fare, ci permetterà ovviamente di vivere le nostre giornate in modo più positivo, come abbiamo detto prima. È bello avere del tempo per sé e quindi perché non sfruttarlo? Ad esempio, seguendo il nostro canale, probabilmente vi interessate di trading e di investimenti, quindi potete ad esempio approfittarne per studiare meglio la piattaforma di trading che utilizzate, oppure provare delle nuove operatività, ad esempio con il nostro trading report di cui parlavano prima Paolo e Noemi, oppure con la sfida 1000 euro.
Ci sono tantissimi modi in cui potete tenervi occupati in modo costruttivo per il vostro futuro. Il consiglio numero 4 è ricordarsi di fare attività fisica. Normalmente dobbiamo uscire, camminiamo, andiamo di qua e di là. Ovviamente, essendo chiusi in casa, questo diventa un po' più difficile. Quindi ricordiamoci di prenderci un po' di tempo per avere una valvola di sfogo anche fisica, perché l'attività fisica ha sempre degli ottimi benefici anche sulla nostra mente. Il consiglio numero 5 è di non passare tutto il giorno ad ascoltare notiziari. Questo perché il nostro cervello si lascia influenzare da ciò che vede e che sente, quindi essere collegati 24 ore su 24 ai notiziari oppure sui social o qualunque altro mezzo, continuare solo tutto il giorno a sentire informazioni su coronavirus, su quello che succede, sui contagiati, può portarci davvero a sviluppare una certa ansia. È meglio quindi scegliere un orario in cui guardare un telegiornale oppure informarsi, alimentarsi a quel momento per capire che cosa sta succedendo. Questo ve lo dico perché il nostro cervello lotta tutti i giorni contro un sovraccarico di informazioni da tutti i punti di vista. Quindi, se noi alleggeriamo il suo compito, dandogli solo informazioni in modo limitato, ci aiuteremo al contempo a rimanere più tranquilli. Lo so che sembra una cosa molto banale, ma se riusciamo a rispettarlo, vedrete che anche il carico di ansia e di preoccupazioni che avrete si ridurrà tantissimo. L'ultima a cui tengo particolarmente è di fare attenzione a quelle che sono delle bufale, chiamiamole così, delle fake news. Dobbiamo fare il più possibile per consultare solo fonti attendibili. Non so voi, ma io sono stata bombardata nelle ultime settimane di tantissime notizie riprese da alcuni siti, però per cui nessuna fonte ufficiale aveva fatto alcuna comunicazione. Quindi è importante essere sempre sul pezzo, comunque essere informati, però farlo da siti che siano governativi, canali ufficiali dell'ASL, ad esempio, o della regione, per capire quelle che sono le notizie vere a cui fare affidamento. Questo perché, affidandosi a delle fonti attendibili e in maniera misurata, come abbiamo visto con il consiglio 5, vi permetterà di vivere con maggiore tranquillità, sapendo che avete delle fonti autorevoli di cui fidarvi e che quindi non vengono smentite poi successivamente. A questo proposito, ad esempio, a me fa un po' ridere perché ci sono in giro tantissimi meme a proposito, il presidente del Consiglio Conte è diventato un po' l'idolo di molte signore ed è proprio per questo, perché gioca la sua figura autorevole, quello che dice lui ovviamente viene preso come affidabile e quindi le persone lo vedono come una figura di riferimento. In conclusione, se volete lasciarci i commenti, dirci come state occupando questa quarantena, se state già mettendo in pratica questi consigli degli esperti e se ne state vedendo i benefici, potete lasciare un commento. Altrimenti, se non sapete da dove partire, potete utilizzare la nostra risorsa gratuita che è La tua missione e trovate il link nei commenti sempre. Grazie Paolo. Grazie, grazie a te Silvia. Diciamo che tra questi consigli alcuni già io magari li stavo un po' seguendo, altri no, quindi andrò un po' a rivedere, ecco, questi punti per poterli applicare quotidianamente alla mia normale attività, ecco. Quindi per finire le battute conclusive di questo webinar vi voglio lasciare già con il palinsesto per la puntata di domani, come sempre, ore 20 e 45 in diretta qua sul nostro canale YouTube. Andiamo un po' più in dettaglio del trading report, quindi inizieremo a spulciarlo, a vederlo un po' tutti insieme. Parleremo e andremo ad approfondire la tematica del commodity spread trading, sempre con il nostro Mattioneli. E infine una piccola panoramica generale, lato azionario, quindi interverrò anch'io con qualcosa di più operativo per andare a ricercare e a trovare delle occasioni sul mercato in maniera non direzionale. Quindi vi ringrazio come sempre dell'attenzione e ci risentiamo, ci vediamo domani ore 20:45. Ciao a tutti e una buona serata.